Lungomare romagnolo, onde, sabbia, profumo di mare, potrebbe essere l'inizio di un film sulle vacanze italiane. E invece... Com'è Maranga? Buongiorno a tutti. Bene dai, non c'è male. Dormito bene? No, non ho dormito bene. Io quando mi sveglio alle 4 e mezza, 5, non ho mai dormito bene. Maranga, ce n'è di gente? No, 4 gatti, non porto niente. Mi ha già fregato, sono andato da Basso per salutarlo e adesso mi fa tirare in testa al gruppo. Bene ma non benissimo. Io non sono ancora sceso sotto i 500 watt. Si va forte, eh? Non si sta impattanti, in pianura non pensavo andassero così. Sto un po' a ruota che è meglio. Partiti presto, sì. Siamo stati invitati dalla Gran Fondo Nove Colli a partecipare alla 50esima edizione di uno dei più grandi eventi amatoriali al mondo. Il percorso si snoda, come dice il nome, su nove colli dell'Appennino romagnolo, per un totale di 200 km, con partenza e arrivo a Cesenatico. Questo per i cicloconvinti, per i ciclopasseggiatori o cicloristoratori c'è una via di uscita dopo il Barbotto, il quarto colle, e si riduce così il percorso a 130 km. Siamo sulla seconda sete di giornata. Io sono con un gruppetto qua di ex pro, cioè ci sono Bettini, Paolini, Cipollini, c'è cioè Montaguti, ci voglio abbastanza regolari, però fino adesso abbiamo tutto un bel ritmo. Il problema però cos'è? È che loro fanno la media, quindi alla quarta salita, dopo 95 km circa, mi abbandonano. Capito? E Giorgione dove sarà? Avrà deciso di fare il lungo o ha già optato già da ieri di fare il corto, eh? Sa come se la passa oggi? Sono il primo a mangiare la Gran Fondo Nove Colli. Cioè, queste sono soddisfazioni. Avevo uno sciacquone tra la prima e la seconda salita, ho trovato un gruppo che mi stacca in salita, poi va piano in pianura. Trovare un gruppo di gente più lenta, questi vanno ancora troppo forte. Stiamo scogliando la seconda salita di giornata, ne mancano 7 e fra un po' questi mi abbandonano. Comunque vabbè, se Giorgione fa il medio, va bene, ok. L'importante è che faccia meno un po' di fatica. Paninetto? Come ce l'avete? Cotto? Vai. Ma dopo ci sono anche le piadine? Giù? Allora siamo sulla Ciola, terza salita di giornata, 6 km di lunghezza. Io cerco di stare più aggrappato, sento che potevo evitare di fare quel chilometro in testa per fare il pirla. Comunque è ancora lunga, dai. Mancano solo 135 km.
72 km in 2 ore 18. Siamo sulla terza salita. Cominciano ad accendersi le spie. Ciao. Meno male che c'è un po' di tifo. Tra l'altro è la prima volta che faccio delle discese con traffico chiuso con amatori, quindi non in gara. L'ultima volta che ho fatto un percorso a traffico chiuso correvo ancora. Notate che c'è proprio difficoltà ad andare giù, tantissimi frenano moltissimo. Poi ovviamente in salita mi staccano tutti, quindi la cosa si recupera, non è un problema, però... Ma no, che non è vero, dai! Sarebbe da approfondire. Sono sul Barbotto, quarta salita, 6 km di lunghezza. Ho mollato un po' il gruppetto degli ex pro perché per loro è l'ultima salita. Io devo farne altre 5 dopo. E se continuo a tenere i regimi alti, non arrivo più alla fine. Dai Barang, dai! Sul Barbotto ho recuperato gli ex pro perché hanno rallentato, però adesso mi tocca salutarli. Mi abbandonate, maledetti! Addio Alan! Addio! In tutto questo Giorgione dove sarà adesso? Sarà là a faticare in salita? Siamo sul Barbotto, la quarta salita, deciso che è l'ultima per me. Bella dura e basta, visto che deve essere una giornata di felicità, chiudiamo con questa salita che è meglio. Ma è vero questo? Ristoro di là? Ah, qua, non ci vedo neanche più. Un po' di crostata se c'è. Ok, non mi sono ancora fermato dopo 120 km, la prima sosta che faccio, no? E via a menare, Giorgio! Impara il gergo del ciclismo con GCN. Quando inseriscono una salita all'8% non segnalata, è una salita gratis. Questa è una salita gratis. Ultimo ristoro ufficiale per me. Una cocchetta, acqua, sali, frutta secca, c'è tutto. Direi che va molto bene, sono molto stanco. Però sono contento, dai, bella giornata, bei percorsi, bella organizzazione, fantastico. Ho trovato un gruppetto qua di tifosi gregari. Ale! Siamo alla settima salita, 9 km di lunghezza. Io odio le salite lunghe, ma proprio le odio.
cercando di far partire una doppia fila, ma non c'è molta chiarezza, c'è un po' di sparpaglio. Oh, il momento migliore della giornata. Allora, medaglia, il finisher del percorso corto. No, non c'è neanche scritto, posso spacciarmi anche per lungo. Allora, pasta al ragù, piadina alla mortadella, patate al forno con crocchette di spinaci, una prugna, due birre e la coppa del nonno. Sono felice. Già da un pezzo sono entrato in modalità glucagone, cioè non si va più per la performance ma solo per la sopravvivenza in pratica. Mi sembra di essere tornato alla Race Across Italy, quindi bisogna tutto appiattire un pochino i valori per arrivare in fondo. Ho preso iniziativa perché non volevo tirare nessuno in questo gruppetto. Ho rilanciato un po' il ritmo, dai. A me in pianura, posso dire la mia. A lei cambio. Siamo sull'ultima salita, Gorolo. 4 km, poco più. Cadenza media 6,5, però con tratti, come dicevo prima, in doppia cifra. Quindi anche sopra il 10. È l'ultima. Ho anticipato un po' il gruppetto, dai. Prendo tempo. Per cento, 18%. Guarda, ci vuole l'acqua. Acqua. Ale, si va, Giorgio! Giorgio, sto arrivando! Sarai già con la birretta in mano, maledetto! Arrivo, arrivo! Oh, ce l'abbiamo fatta Maranga? Sì, ce l'abbiamo fatta, ci è costata una bella fatica, almeno per me, non so per te com'è stata. Leggiamo un po' di numeri, visto che magari sono i curiosi. Allora, io ho fatto il corto, 132 km, 4 ore e 30 effettive, sono fermo solo 9 minuti, pensavo di stare molto più fermo, 29,3 di media, 267 watt normalizzati, ho dovuto menare perché c'erano delle salite che non si andava su, se no, e 3500 calorie. Io tempo in movimento 7 ore e 2 minuti, tempo in pausa 14 minuti. Cioè, ti sei fermato più te di me. Sì, ogni tanto dovevo fare anch'io un attimo di pieno allo stomaco. E 240 watt medi. Battiti? Battiti 145 battiti medi. Io 158, io ho menato forte perché mi superava gente ovunque, mi veniva voglia di andare. Volevo farla più piano, ma alla fine ho spinto, cioè io sono andato bello cotto. Tantissima fatica in salita perché le salite sono molto dure, mi sono rifatto un pochino in pianura, in discesa, nel finale ho menato, anche tu ti sei fatto prendere la mano, immagino. Ho fatto prendere la mano sul finale, ho menato un po' anch'io. Che cosa hai notato di questo gran fondo? Che bisogna essere leggeri, il ciclismo non è uno sport per gente in tripla cifra. Cioè, secondo me se sei pesante non devi partire cattivo come sono partito io per provare a fare una bella prestazione, perché comunque arrivi che sei... È dura con quel dislivello qua, hai fatto 2000, te quasi 4000 di dislivello, è tanta 4000, roba, quasi, pesante. Sì. Però, al di là di tutto, la cosa che mi ha stupito di più è che c'era zero traffico, cioè tutto chiuso perfettamente per una distanza così lunga con 10.000 persone,
filato tutto liscio, organizzazione perfetta, sono molto contento e felice di questo. La cosa bella è che si mette in gioco chiunque, sì. Cioè, parte gente anche che percorre 2000 km l'anno, completamente fuori forza. Va bene, tu sei, c'è gente più vecchia, okay. di 40 anni, più grande di te, che veramente si mette in gioco e prova ad arrivare fino in fondo, che sia il percorso corto o lungo, comunque chapeau. No, merita, merita. A questi appassionati. Se avete mai fatto 9 colli, pensateci per l'anno prossimo, perché meno. A me le gran fondo non è che fanno impazzire, ma qua devo dire che io pensavo che ti fossi sfondato di ristori, visto che mi hai abbandonato subito. Ma sai, stavo fermo, vedevo grupponi che mi passavano, mi è venuta l'adrenalina, la grinta. Ferito nell'orgoglio, Giorgione. Giorgione è ferito nell'orgoglio. Vabbè, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, anche perché abbiamo fatto un sacco di fatica. Commentate qui sotto le vostre esperienze nelle gran fondo, iscrivetevi al canale GIS in Italia se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! Ciao.